Vabbè, dai, partiamo, partiamo qua. Tanto sto qua a aspettare, sono tutto scemo, rincoglionito, sto soffrendo e sono qui per voi, bella raga. Aia. Ah, mamma mia, buongiorno. Grazie Polly per i 69 mesi di 41 minuti fa, madonna. Perché sto soffrendo? Allora, ieri mattina mi sono svegliato alle 6. Ho portato fuori Sif, sono andato in palestra. Sono tornato a casa. Ho fatto la live, ho pranzato e ho iniziato a editare. Visto che c'era il sole, cosa che oggi non c'è, ho detto dai, non ho voglia di stare fermo qua, vado in ufficio a portare avanti le cose. E ho iniziato a montare lo sfondo. Voi non avete idea del lavoro gigante che c'è stato per fare lo sfondo. Pensavo di farlo da solo. Fortunatamente è venuta a darmi una mano la Ale, appena uscita di palestra, tra l'altro, va aggiunto. E l'abbiamo fatto assieme. È stato un lavoro faticosissimo, ma è venuto da Dio l'inizio, perché non è ancora pronto lo sfondo. Cioè, è un inizio. E io non ho più le mani, perché ho dovuto usare 5 tubi di silicone, ho messo 100, non è un numero a caso, 100 viti autofilettanti dentro il muro e ho male qua, cioè ho malissimo, cioè, vedete le mani che sono abbastanza rosse? Cioè, qua in queste parti, entrambe. Sta venendo molto bene, sì. E io un po' tutte e due, Gabriel. Però dai. Oh. Diciamo che l'Ale giustamente verso metà ha detto ok, dai, le ultime cose le montiamo domani. Io ho detto no, dai, finiamo oggi. Per fortuna abbiamo finito oggi perché... Cioè abbiamo finito ieri perché oggi non ne avrei avuto per niente voglia. Infatti oggi arriva altra roba che devo andare a portare. Sarei contento a proprietario con tutti questi buchi nel muro. Ho capito, l'ufficio è mio, posso fare quello che voglio. I buchi si chiudono. Si mette lo stucco stuccante. 100 buchi nel muro le ho fatto, proprio 100. Ciao Ricky. Devo andare a vedere se oggi è rimasto tutto su. Gabbro, le tanto che la seguo, mai smetterò. Le si vuole bene anche a lei, grazie mille. È un numero importante. Sì, vabbè, sono 100 buchi di viti comunque, viti autofilettanti. Non sono 100 buchi fatti col tassello, eh. Cioè, attenzione, è differente. Sono buchetti. Sono tanti, però sono buchetti. Tanto sto guardando un video di... Come cazzo si chiama? Non me lo ricordo più, scusatemi. Di Stock Droid. Eccola, dovrebbe essere quello il nome. Oh, cos'è questo bel giochino? Ah no, niente. Non c'entra niente. E anche lui ha sempre parte di quella roba lì. Tutti i creator stanno usando lo stesso tipo di sfondino. Ma che cazzo è sto gioco qua? Ah, Yokai Inn. Ma è uscito Yokai Inn? Non in italiano, sicuramente. Ti pare? Ti pare che se scrivi una lettera sbagliata... No, non lo trovo proprio. È per lo smartphone, Yokai Inn.
Eccolo qua. Ah, me lo ricordo, l'hanno fatto vedere ad un... Ah, non è ancora, non c'è ancora la pagina di Steam. Ah, pensa un po'. Me l'ero completamente dimenticato. Ah, PC Mobile e Nintendo Switch. Fermi tutti. Però qua non c'è scritto niente ancora di quando e dove. Niente, scusatemi, è una roba, dopo guardo meglio. Ouch! Grazie, Andri. Dai, va bene, iniziamo a giocare così, intanto chiacchieriamo lo stesso anche giocando a Fabledom, che mi è piaciuto un botto ieri, eh? Un botto. Sono volate le 3 ore di ieri, porca miseria. E cosa se giochiamo? Giochiamo un city builder nel mondo delle favole. Ma è veramente bello, 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 bello. La traduzione è italiana amatoriale, il gioco è ancora in accesso, però per adesso mi sta piacendo un botto, quindi... Oh, goodness, let me just put some clothes Che on. paura. Put the wand away, my wife used to say. Cosa? Andri, mi sa che il tuo era un messaggio di un rinnovo, ma non è mica rinnovato, eh? Te lo dico giusto per... Scusa, è che... Sto cercando di... avviarmi. Adesso la sertralina, prima si era un attimo stabilizzata, adesso sta facendo... Cioè, sto seguendo tutti i processi del cambio di sertralina. Prima ero cotto, distrutto, devastato. Adesso invece sto bene, ma sono molto assonnato. Faccio degli sogni incredibili verso la mattina, poco prima di svegliarmi. Quindi, perdonatemi se sono un po' così. Sto bene, non vi preoccupate, adesso arriva. Cioè, devo un attimino buttare, ecco. Allora, devo fare un regalo alla principessa, però devo aspettare 20 giorni, no? Mi aveva detto, per fare il regalo alla bella fica qua. 21 giorni e posso regalare del grano. Voi non la vedete, ma c'è una bella lasagna qui sotto di me, che non posso corteggiare. Devo inizializzare tutti i sistemi. Sì, devo fare anche un backup, servirebbe, ma anche un po' di... Ah, aspetta, forno a legna non c'è nessuno che ci lavora. Cazzo. Signora, si sbrighi che abbiamo 7 giorni per fare 15 pane. Ah no, signore, non signora, Oliver si chiama. Posso rinominarli i cristiani qua? Sì. Guarda. Il panettiere lo chiamiamo Gabbro. Tutti i nuovi sub saranno un personaggio. Potete scegliere anche se maschio o femmina, se volete, dovete dirmelo. Sbaglio adesso, la musica è un po' più impertinente rispetto a ieri, come sempre. Come va qua col fagiolo magico? 30 giorni e si sfagiola. Dovrei anche mettere altre decorazioni per rendere tutto molto più bello. Ok, dobbiamo costruire nuove... E
E vai, siamo un piccolo paese. Condominio. Casa cittadina, i negozi, pozzo. Oh la 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 la. Allora, fatto fammi, costruiscimi questo intanto. Che succede? Che paura. Quindi adesso possiamo tirare su del condominio. Ma io posso upgradare la casa a condominio? No? Che peccato però, scusami. Ah, però tanto mi servono le pietre tagliate che non abbiamo. Vabbè. Lavorazione della pietra, l'avevamo già messa su. La segheria, lavorazione della pietra, eccola lì. No, niente ancora. Fognatura, fornisce lo smaltimento dei liquami alle case cittadine nell'area. Non è male. La gente caga poi. Caga la merda. Pozzo cittadino, fornisce acqua alle case. E cosa cambia dall'altro pozzo, scusami? Cioè, cosa cambia questo pozzo qua? Cioè, costa pure meno l'altro. Cioè, è più grande? Ma sembra uguale a me, non riesco a capire. Ah, il pozzo cittadino... no, è uguale. Acqua alle case nei dintorni. Questo qui fornisce l'acqua alle case cittadine dell'area. Non capisco la differenza. Ammetto di non aver capito. Boh, vabbè, ne metto uno qua. Ah, ma le case cittadine sono diverse, quindi? Teatro di strada l'abbiamo fatto su, poi? No, eccolo lì. Arena della sperimentazione. Ok. Il condominio... Il condominio è il centro per il livello successivo delle abitazioni in case di città. Qui vengono i popolani. I negozi di città fanno parte del condominio e possono conservare risorse. Proviamo a farne uno, dai, vediamo che succede. Non posso? Perché? Perché qui sarebbe triste, scusami? Mancano le fogne e l'acqua. Ah, deve essere lontana dalla città, cioè dalle cose da poverini, quindi? Non ho capito. Qui gli piace. Ho capito com'è l'antifona. Quindi questo coso qua non ha senso, è proprio per l'altro. Perché ci sono i plebei vicini, esatto. Vabbò, adesso ci ragioniamo un secondo e vediamo di capire. Bene, allora. Qua dobbiamo tirare su ancora ortaggi. Hai voglia. Come siamo messi qui con la costruzione della minchia? Vediamoli un attimo di priorità, ecco, va. Esatto, cioè proprio sono classisti loro. No, io lì non ci vado via. No. Sì, però a proposito, cioè, mi serve far arrivare nuova gente. Ecco qua, vedi? Sono due visitatori e io posso far arrivare solo un contadino. Ah, popolano, zero capacità, ho capito. Adesso ci sono i popolani. Ma il popolano, voglio dire, che fa il popolano? Cioè, in che modo il popolano mi convince ad essere più un dritto?
Perché guarda, magari qua rendiamo questa la zona popolana, dai, vicino al Fiumiciatolo, che è anche una roba figa. Uno, due, un po' una merda così, mettiamolo più in qua questo, che così si può popolanizzare, ecco, un po' di zona in più. E allora qua gli metto una bella, un bel condominio. E poi così. Vai. 796. Ah però, fischia, aggiungo. Arco del cortile 4 di 5. Cioè, quindi manco abbastanza, eh? 1 di 4 del negozio cittadino, e voleva di più. Mica ho capito. Però già così le cifre folle, dai. Lasciamo un attimino perdere. Mettiamo, cioè, lo lascio là. Tanto però faccio un'altra casetta per gli stronzi, dai. Questa va su. Almeno mi porto a casa due popolani. Diamogli un attimino di priorità. Ecco qua. Me la tirano su e via. Signor contadino, non stai facendo una sega te qua? E beh, ti licenzio, eh? Stronzo. Che succede? Ah, in pausa, ecco perché non andava. Scusa. Scusa. Cosa c'è qui? Ah, faremo la fognatura. PC con la live da una parte e PC del lavoro dall'altra. Ah, che bella mattina, buongiorno. Ma detto in serio, che lei va a testa alta. Per quant'è che se ne vanno sti stronzi? Per adesso non se ne vanno. Ma il popolano, cioè, vorrei capire che cosa serve poi il popolano. Cioè, che lustro mi dà alla situazione. Minchia, siamo senza cibo, tra l'altro. Abbiamo 20 giorni, io spero che si sbrighino qua a iniziare a costruire la figa. Cosa sto dicendo? Perché sono suonato stamattina? Ah, tra l'altro, io non vi ho fatto vedere una roba. Mentre qui lavorano, ho fatto un upgrade tecnico. In futuro, in ufficio, ci saranno più punti di visione della cam. C'è un buco nel muro che mi permetterà di far vedere anche le cose nell'altra stanza. Ci sarà una cam fissa per il green screen. E per fare tutto questo ho questo sistema. Adesso mi vedete con lo stesso HDMI, ma in realtà io ne ho 4 di slot. Sì, ma un glory hole molto piccolo, Ricky. E voi non avete idea delle robe fighissime che potremmo fare in live. Niente, volevo dirvi questa cosa qua. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Quindi in pratica faremo videosorveglianza. No, ma hai presente quando ogni volta per andare a prendermi il caffè devo attaccare il telefono e dire ok, adesso vado giù? No, così un tasto si passa dall'altra parte, continuiamo, chiacchieriamo. Non vedo l'ora, sarà bellissimo. Camera caffè volendo. Non l'ho messa in bagno. No, se ne vanno tra un giorno i visitatori. No, sono andati. Che sfiga. Vabbè, niente, almeno uno me lo potevo tenere. Non posso aiutarti. 50 ortaggi vuole.
e 5 pane. Io non ho fatto neanche un pane. Ho fallito la quest del pane. No, ma scusa, neanche un panino ho fatto? Com'è possibile che non ho fatto neanche un panino? E quello dice che li sta facendo. Mente? Il mulino, mulina. Ah no, il mulino, no, no, ma il mulino, mulina. Dove cazzo va sto pane? A casa della gente? Bastardi, se lo ciucciano loro il pane. Però almeno lo stiamo producendo velocemente, dai. Beato te, contadino. È triste perché sei triste? Ah, Miracle, perdonami, non gli ho dato il nome, eccolo qua. Miracle Breeze. Ecco qui. Manca una decorazia magari qui. Dei begli alberi. Le. Vicino a quelli che vanno abbattuti, ma va bene. Abbiamo completato la cosa della casa, ma non ha acqua. Figa, veramente? Maria Vergine. Ah. E allora gli mettiamo un pozzo lì vicino. Che dobbiamo fare? Diga! Grazie per gli 83 mesi. Volevo rinnovare per 12 ore. Uffa. No, per favore, ragazzi, rinnovate adesso, non per la 12 ore. Ecco qua. Poi per la 12 ore ne fate di più. Perché poi niente niente, magari uno non c'ha tempo durante la 12 ore. Mi inculo. Rinnovate quando dovete. L'italiano è una mod, sì. Qua, per costruire questo mi servono 796 soldi. Arguta come richiesta. Oh, ma neanche un pesce abbiamo pescato ancora. The best thing about fish is the smell, especially in the summer. It kind of distracts from my feet. I have a moist foot problem. Quarantasette di grano. In realtà i costruttori sono molto fermi anche, vedi? Cioè non è quello il problema, è che non riusciamo a produrre abbastanza materiale. Almeno stiamo facendo una buona scorta di carbone, dai. Anche se siamo in estate. E qua non ho cibo proprio da dargli. C'è un tempo di richiesta per i mendicanti? Mi fa piacere, Nicola. Ma nel mondo delle fabbriche non dovrebbe funzionare con la forza dell'amore cantando. Pensa, ci sono le tasse. Pensa. Ok, quanti... Questa era da 80 giorni, mi pare, la quest. In 40 giorni abbiamo fatto su quasi tutto. Dai, vabbè, dovremmo farcela. Tasse favolose. Siamo a 371 soldi, effettivamente. Tra 4 giorni altre tasse, tra 4 giorni avranno altri 2 cristiani che posso mettere in casa. Adesso devo stare un attimino attento con i soldi perché devo tirare su questa villa. Che viene 800, viene. E poi dopo mi richiede delle mattoni di pietra che non ho e delle assi che non ho. Scusami, la segheria non sta segando? O ancora non è stata tirata su? Ah no, eccola qua la segheria. Ah, aspetta, ce n'è un altro che deve lavorarci. Abbiamo 2 segherie adesso.
Fortuna che abbiamo il bonus dell'albero parlante. E qua bisogna mettere altre fognature, solo che non abbiamo ancora il tagliapietra, che è questo, giusto? Sì. E che ancora non abbiamo finito la cava di pietra, figurati. Si creano le pozzanghere con la pioggia, hai visto che bello? Però credo che rallentino il raccolto, insomma, non fanno bene, infatti è per questo che ci sono le fognature da fare. Ma è molto bello, veramente tanto. Mi ha lasciato proprio tanta voglia di giocarci ieri. Non so effettivamente l'acqua bagna, cioè la pioggia cosa che malus dia. Però effettivamente qui, cioè, mancano costruttori per fare questo. E che vedi che i costruttori sono qui a non fare un cazzo? Cioè lui lavora a ritmo confortevole e non mi sembra proprio. Crea un'altra baracca dei costruttori, va? Ma vediamo. Ecco, adesso siamo praticamente full. La grafica è cattivante, ma anche il comparto sonoro è molto bello. Mi piace molto. Il mulino è fermo. Questo fa il pane. Mi servirebbe un'altra graneria. Ah, aspetta. Adesso posso fare il regalo magari alla dolce Agnes. E vai! E ne invio il dono. 7 giorni. Vai che si fa sesso! Perché noi siamo i reggenti, no, di questa cosa. Dobbiamo anche fare amicizia con le squinzie. Dobbiamo quella roba lì. Fare cose così. Capito? Elevarci di caricatura sociale. No, ma in realtà non serve. Siamo già dei fighi. Ok. Vediamo se adesso lavorano anche a questo. Mi servono delle verdure. Cava di pietra, manca poco. Quanti? Abbiamo 5 inoccupati. Adesso spendiamo un boato di soldi, però ci serve. Brava signora, bravissima. Ma l'eroe è qui in mezzo al niente, perché dovrei trovare nuovi posti dove andare, però non è che ci abbia molto da fare, e quindi riportiamolo qua. Perché qua è il campo d'addestramento, però ancora non si può. Oh, domani si va su nel fagiolo magico, Anche se ammetto che il passare dei giorni non mi è molto chiaro. Come siamo a felicità? 62. La puttana quanto va in alto. Oh, si può andare? Aspetta, vai. Ma ha detto una missione. Vai! È andato? E quindi? Peccato, sarebbe stato carino vederlo arrampicarsi. E non so. È andato. Tornerà? Ma chissà.
No, certo che ci vorrà del tempo, vorrei capire quanto, come. Vabbè. Jontaro! Aspetta che mi manca di... No, di che l'abbiamo messo? Ecco, Jontaro, sei proprio questo. '51! Che il codice Morse viene utilizzato come abbreviazione di Wishes. Auguri, grazie mille. Ok. Oppure uovo d'oro o piovere. Mi servirebbero un po' di grani. Vediamo un po'. Che è? Funghi? Che casino che fa. Ma non ho capito. Nessuno si occupa di sta cazzo di fattoria? Ragazzi, me la tirate su o no? Devo dare le priorità? Ah, qui è praticamente fatto. Ok, andiamo alle priorità. Che dobbiamo fare? Sembrava ovvio dare priorità a sta cazzo di fattoria. Ok, questo è fatto, questo è fatto. Ah, vedi, inizia a corteggiare un altro sovrano. Adesso ci lavoriamo. Ah, ma quindi lei ha ricevuto un regalino, è contenta? Oh, è contenta! Ah, io posso continuare 100 grano per corteggiarla. Ma che tipo di ragazza è questa signora? Perché lei si ingolosisce col grano? Ah, forse il grano è un modo per dire che... Ma no, è attaccata alla pecunia lei, quindi. Che dispiacere. Queste ragazze. Dove andremo a finire, signore? Oh, finalmente la cava c'è. Mettiamo a lavorare un po' di gente per fare sta sassaiola. Grano uguale grana? No. Sta fattoria proprio non ci sta neanche provando a tirarla su. Dimmi che è lui. Eh no, lui è il contadino che sta andando lì. Ma è un bug, cioè non capisco. Che è? Avviare queste, piacere alla gente. Aumentare la visibilità delle case da 3 a 15. Abbiamo le nostre case, ma l'area in cui viviamo avrebbe bisogno di un po' di cura. Mo capiamo. Ma tipo, se io metto questa cosa qua, aumenta la desiderabilità della cava? Non mi è ben chiaro come funziona questa cosa qui. Però proviamoci. È vero che è strano che non lo stiano tirando su questo?
Boh, vediamo rifacendo. E gli diamo priorità perché ci serve effettivamente più cibo. È molto bello che puoi fare appezzamenti diversi. È molto meno bello il fatto che ne rimanga sempre uno fuori, perché non c'è mai la giusta, il giusto equilibrio di cose. Oddio, che cos'è? Non c'ho i soldi per sti poverini. Cos'è questo 3? Scade fra 3 giorni! Oh no! Mi inculo, non gli posso dare da mangiare a sti poverini. Ma anche la pesciaiola qua non è ancora pronto. E che cazzo, ragazzi? Boh. Qua mi ha dato questo. Mi sta solo un visitatore in più. Lo so. Che già questi rischiano di essere sotto l'influenza del malvagio. Non è, però. Non ho più spazio dove mettere i cristiani io. Che devo fare? Qua magari. No, qua non gli piace mettere la casa qua, giusto? Qua va bene. Ma è ancora su nel fagiolo il signore? Minchia, vabbè. Alleluia! Sono passati 11 mesi? Grazie mille. Aspetta che ti trovo, eh? Una bella signorina. Non c'è. Ah, sì, mi ricordo. I mendicanti. Dico, mi dispiace. Mi dispiace, però non posso. Era buggato comunque. Avete visto adesso come si è risolto subito? Eccola qua, una bella signorina. Come si scrive? Alleluia, eccola là. Buona. Ma le case, quindi, è aumentata la desiderabilità? Ah no, me l'ha già data, perfetto. Bene. Ci sono altre costruzioni ferme? No, non è vero. Sta andando su tutto, solo un po' a rilento perché servono le assi di legno. Ma adesso stiamo andando un po' in surplus di assi di legno. Per il resto non c'è niente di fermo, vedi? Il teatro è effettivamente un po' fermo, ma perché ho dato priorità ad altro probabilmente. Ecco qua, la fattoria. Anche la pescheria è un po' a rilento, però sta andando su. Dottor Lex, sono 61, come i giorni che mi servono per riposare. Sono stanco, mamma mia, se ti capisco. Eccoti qua. Sta per partire il treno, grazie a Uriel. Eccoti. No, questo è Jontao. Ecco qua. Grazie mille per la sub. Uriel Potts. Ecco qua. Subatevi se volete entrare in game. No, dai, finalmente qua viene su. Sir Zombie, grazie mille. Aspetta, che ti trovo. Eccoti qua. Eccoci qui, grazie mille, belli. 670, ancora mi mancano un pelo di soldi. 800 me ne servivano, no? 796 praticamente. Marti, 50 mesi tondi tondi, grazie mille. Aspetta, Marti. Milky, siamo già a 6, posso approfittare per chiedere una benedizioncina che è un periodo un po' di cacchina. No, Milky, tantissimissimi auguri, guarda qua. Eccoti qua, da Isabella a Milky.
Metto anche Illustrate. Ciappa. Buongiorno, buongiorno. Madonna, che male le mani. E pensare che oggi e domani devo ancora trapanare, fare cose, mi ammazzo. Però mi pare di aver appena ricevuto un messaggio che mi dà un po' di respiro. Ok, quindi posso correre un po' meno. Stefano! Ma no, vi piace un sacco essere in... No, questo è Diga. Perché non è contento Diga? Perché è disoccupato. Mo facciamo. Marti. Ecco qui. Stefano. Ho scritto ma... Grifo. Eccolo lì, per i suoi 31 mesi, grazie mille. E lui è... Comodino. Seducente era il cognome. Oh no, mi unisco anch'io alla coda per le benedizioni. Un aiutino per questa maledetta tesi. Tanti 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 auguri e grazie. Ioris, eccoti qua. No, stai fermo, stai fermo. Mi fa ridere che sono completamente diversi i due personaggi, però va bene. Ah, giusto, non ho messo gente a lavorarci alla fattoria, po'. Ecco qua. Allora, stiamo andando finalmente in surplus di rocce. Cosa molto positiva. Ok, abbiamo finito pure le persone. Questa casa è ancora buona? Non è troppo vicino al campo. Allora, il campo di legname non gli dà problemi, è la segheria che gli dà problemi. Perfetto. Perfetto. C'è un'altra casa qua, va? Questo. E ne mettiamo anche questo qui. Anche la pescheria è pronta. Yes. Però non abbiamo più cristiani, mo. Aspetta. Allora togliamo uno magari da qua, che comunque la cazzo. Ecco qui. E l'arena c'era. Però nell'arena onda creazione, una grande ricompensa. E però finché non torna il signore non posso fare niente, mi sa. Shai, dove sei? Rinnovate tutti, ragazzi, per il treno e per entrare in game. Questa casa non ha l'acqua. Fuck. Buona. Dai, sta andando bene. Le serali sono le 8. Dalle 8 alle 10. Quindi finalmente abbiamo anche il pescatore. Quindi con il cibo dovremmo essere ancora più tranquilli. Ma ha superato l'area lui, illegale. Che fa?
Matto. Perché mi si sono abbassate le tasse qua? L'aiuto familiare. Cosa cazzo è l'aiuto familiare? Per i disoccupati? Fuck. 721. Dai, quant'è che mi manca qua? 796. Mi manca un altro centone. Però stiamo finalmente iniziando ad andare in positivo. Ok. Buona. L'arnia, vabbè. Che è? Tra i noverini presenti in questo concorso di bellezza, Torino si classifica numero 8. 100 soldi. Sì! Li porto a casa e tiro su questa cazzata qua. Non posso, perché? Perché mi serve comunque il materiale per far partire il tutto. Oh, merda. E allora, intanto che aspettiamo il materiale, io a sto punto mi espando. Io a questo punto mi espando, compro sta roba qua. E... qua c'è del pe- qua c'era già il pesce. Pesce, grande deposito di pietra e alberi. Gregge di animali. Però noi ancora non abbiamo scoperta sta roba qua. Quindi non so. Boh. Bon, per adesso va ben così. Così qui ci posso mettere il faro. No? Si è collegato un terreno non occupato. Che senso? Perché non gli va bene? Sembra piuttosto felice di vivere qui. Sono fortunato. Ho sentito parlare di un consulente finanziario particolare, particolarmente avido del tuo regno. Forse devo provare a prendere in prestito un po' del suo denaro. No, grazie. No, grazie. Adesso c'è l'inverno, ma come siamo messi col carbone? 18 giorni, ma è pochissimo. Ci serve un'altra carbonaia, mi sa. Ah, cazzo, però prende sta casa qua adesso, questa, no? No, non posso. Mamma mia, la mangerei volentieri anch'io, Gabriel, sai? Molto anche volentieri. Incredibilmente stiamo andando sotto con il legno. Perché è una roba strana, però vabbè, è così. Lavorazione della pietra, vai! E qui magari faccio anche un'altra bella strada che va giù fino al mar, troppo vicino all'acqua. Come? Ok. C'è una pescheria qua, no? Ma che vuol dire che l'ingresso è bloccato? Ah, giusto, perché va così. Oh, là. Qui ci mettiamo un altro bel campo di grano, però. Cazzo. C'è il cimitero abbandonato. Ci manderemo il nostro eroe, se mai tornerà da questo lungo viaggio.
Togliamo gente dalla fattoria, che tanto qua in inverno serve una sega. E mettiamo la gente a lavorare. Industria per la lavorazione del cazzo. Dai. Vai di legno. Perfetto. Ormai non ero disperso. Ma chissà che fine ha fatto. Grazie il Pestiloro. Il Pestiloro per i suoi 38 mesi. Boh, continua a dire in missione. Io sono un po' preoccupato, devo essere sincero. È via da una vita. Boh. Dovremmo tirar su anche un'altra lavorazione della pietra, perché ce ne servirà molta, mi sa. Se c'è gente di campi non possono pure per la nuova season. Vabbè, ma lo faranno dopo? Cioè, che problema c'è? È un problema, eh? Due persone. Abbiamo ancora un disoccupato. Mettiamolo qua. Mi finite il teatro per cortesia? Ah, mi servono le pietre tagliate. Ecco perché non lo stiamo facendo, giustamente. Adesso si farà un po' tutto. Ma dici che rallenta l'inizio della nuova season? Ci sta. Tanto non abbiamo fretta, non dobbiamo andare da nessuna parte. Queste due quest si possono fare con molta calma. Perché stiamo guadagnando così pochi soldi? Perché c'è tanto mantenimento. Ma cosa vuol dire aiuto familiare poi? Cioè, chi cazzo stiamo aiutando? Sì, potete averla la mod, ragazzi. Cercate, la trovate molto facilmente. È reddito di cittadinanza, è certo. Però lavorano tutti, quindi non so. Perché c'è un campo di legname qua? Ma c'è sempre stato. Ma no. Ma che è sta roba? Perché? Ma non lo voglio qui. Ok. Il legno effettivamente non ne stiamo facendo così tanto, però forse servirebbe, sì, un nuovo campo di legname qui. Ecco qui. Strada ciottolata. Cammina più velocemente sulle strade. Oh, la Peppa, fammela subito. Ma posso pimpare le strade? Ecco qua. Ma mi costa qualche cosa farla ciottolata? Eh? Soldi. Allora dai. Ah, ok. Allora, aspetta un attimo, che se io faccio così me le sistema tutte. Dai, che bello. Bravi, cazzo. Poi ho fatto fuori tutti i miei soldi, però.
No? Non me l'ha dato? Eh no, perché non c'ho più una lira. Però almeno qui vanno via belli spediti. Shardananas, ci si rilassa con un bel gioco mattutino, penso che lo comprerò anch'io, mi sta affascinando, grazie mille. Ma prima diffondiamo la democrazia. Stai giocando a coso? A Helldivers? Shardananas. Eccoti qua. Fino di soldi, però. Almeno, cioè, dice che vanno più veloce. A me non sembra, ma mi voglio fidare. Perché vedo i quadrati? Ah, se zoom, comunque i quadrati me li fa vedere, non lo sapevo. Ma siamo sicuri? Ma non è vero che si vedevano i quadrati? Che dice? Ah, ecco, spariti. Pareva strano. Siamo un disoccupato. Qui adesso inizieremo anche a mettere anche le fognature e quindi dovremo essere un po' più tranqui, funky. Ah, ma non le ha costruite proprio tutte, ne ha messe solo queste centrali, ok. Però aumenterà la felicità dei cittadini anche. Marcata, arrotondata o marcata? Ma che ne so. È bello, dai, è bello. Mi piace. Boh. Upgradiamo le cose. Sempre 2-3 me ne fa, ma va bene. Il guardaboschi. Eccolo qua. E ci mettiamo subito a lavorare qualcuno. Perché stiamo andando giù con il legno. Purple Fox, come sta Offi? Sto bene, grazie. Tu come stai, Purple? No, questo è Dr. Lex. Eccoti qua. Ah, sì, mi ricordo. Yeah. Dove è andato l'eroe? È andato su per il fagiolo magico. Ma è partito tipo un mese fa e io non so come sta, cosa sta facendo, non ho idea. Quindi non so se creare un nuovo eroe nel frattempo o aspettare che torni. Lontano in una missione in un altro regno, ma è via veramente da tanto tempo. Cos'è questo? Principe Antonelli, i vostri consiglieri reali vi consigliano di investire in un territorio più vasto. Entro 90 giorni acquista 3 territori. Cioè, però mi darebbe 10 nobiltà. No, no, sono troppi. 3 territori sono un botto. Ancora non riusciamo a finire le strade in questo. Buono con le mani. Via. Che palle, Shard. Eccoci qui. Torniamo nelle fattorie. Ah sì, è vero, praticamente adesso quando si ricomincia loro devono prima finire di pulire fondamentalmente. Ho capito come funziona questa meccanica. Carino, molto carino. Molto carino. Loro non sono molto tristi, perché? Ah, perché casa sua non è granché. Dov'è casa sua? Fammi vedere dov'è casa sua. Casa tua non è desiderabile? Ah, è vero, è fuori da tutto. Ma tesoro mio, e che ci vuole? Ma ti metto una bella seggiola davanti casa. Non posso, c'ho una lira. L'aia di fiori? Piccola? Non posso neanche metterti l'aia di fiori, guarda. Ah, qua non si possono mettere neanche le panche. E che cazzo però, che sfiga. Oh,
Posso spostare la casa? dovrei sfondargli la casa e metterla da un'altra parte. No, qua, fermi. Dai, un pochino fa questo coso qui, no? Oppure un po' più grande. C'è una roba un po' più grande che dà un po' più di felicità. Questo è bello, no? Non c'è una cosa che di dimensione 1 che ti ha più desiderabilità? Il cesso? No, il cesso è da meno. Il carretto di legno, dai, bellissimo il carretto di legno. No. Fuoco da campo? Niente. Va bene un cazzo. Bandiera? No. No, proprio deciso. Ok, metto quest'albero che è bello. Tiè. Almeno sono felici quelli di questa casa qua, che vi devo dire. Evento mondiale. Assiematoni. Da quando quei quattro nani sono passati per il nostro regno, tutti i fabbri sembrano impazziti. Produci 25 assi. Ma che ci vuole? Dai, via. Hull, sono 16. Un saluto anche a lei, grazie mille. Dov'è che sei? No, questo è Ser Zompi. Sei un po' triste, Hull, ma vedrai che arriverà il tuo momento. Che poi cosa vuol dire che non ha cibo a casa? Ah no, adesso gli è arrivato, ok. Arriva strano. Ero è tornato? No. T'è tornato? No, non è. Andatene un attimino, ragazzi. Cioè, ognuno ci vuole il suo tempo, insomma. Ok. Ok, dai. Sta migliorando qui la situa. Almeno sa. Madonna, mi piace un botto questo pavimento qui. Adesso stiamo producendo molto più cibo. Dai. Un disoccupato alla fattoria. Dai. Cazzo, sarebbe anche da mandare gente qui, effettivamente, a fare il grano. Aspettiamo che arrivino nuove persone. Minchia, tra l'altro stiamo producendo zero carbone, cazzo. Cioè, no, non è che produciamo zero, ne abbiamo proprio zero, dobbiamo produrne molto di più. Passo la volta, certo, è veramente bello. Grazie, Purple. Povero signore. Oh. Non è che qua stiamo raggiungendo il massimo del magazzino. No. Manco lontanamente proprio. Mi dà un po' fastidio che non si possa fare gli upgrade delle case o cose del genere. Però vabbè. Mancano i mattoni di pietra. Li sto facendo, però ci sta mettendo una vita e mezza. Vediamo se riesco a velocizzare un po' qui. Ok, benissimo. Niente. Vabbè, corrono fino a qui. Che poi non mi sembra per niente che si stiano muovendo più velocemente. Io ribadisco sta cosa. Ma non è che è una cazzata, magari? Cioè, che cammino più velocemente sulle strade. Dove va lui? Dove va sto falegname? Effettivamente, magari ha bisogno di passare per di là. Non posso permettermi la strada. Però una strada lì sarebbe utile. Anche secondo me sono veloci uguali. No, non è vero. Guarda che sta andando abbastanza spedito lui, Daniel Neeson. Sparito. No, sai che forse camminano più veloci? Un po', poco, ma sono più veloci qua. Sì, guarda. Vedi come va lento questo? Vedi come va lenti qua? Questo qui era più veloce.
Di poco, però sono un pelo più veloci. È tipo 1.1, 1.2 per... Ah, finalmente! Ok! Mi ha dato l'oca dorata, la casa delle magiche galline. Sì! E quindi? La posso fare? Starving? That can't be good, right? No, che sta morendo di fame? Fermi. E come la faccio? Cos'è quella struttura lì? Pollaio grande? No. Eccola qua. Oca dorata, 100. Monete da grano, ma subitissimo. Benissimo, grande l'eroe, eh? Ok, adesso devo fare onda di creazione e l'eroe va ad allenarsi, immagino. No, sì, ho capito, ma dovrebbero stare dentro. Pericolosissimo così, oh! Cioè, se vanno in giro per il villaggio... È salito di livello? Grande cazzo! Vai! Ce la fai? So tanti, eh! Ti arcerano, attento! Però lui tira delle sberle veramente imponenti. Vai. Ai, le frecce. Vediamo, magari da vicino non sono molto pericolosi. Vai. Grande! Pure salito di livello, vabbè, il super campione. A proposito, super campione, vedi un attimino di venire qua a far fuori sto cimitero qui, grazie. Qua poi dopo... Ah, aspetta. Perfetto, ecco, ci mancavano giusto produttori di grano. Cazzo, 100, aspetta, devo fare l'oca dorata. Cosa dà? Cattiveria nei dintorni? Perché? Boh, strana sta cosa però. Metterò qua in fondo. Peccato, a me dispiace però. Mi fa fare soldi. Gioco agli autosalvataggi? Sì, ma non so bene quanto velocemente. Ogni tot. Dici che le oche fanno casino, ci sta. E gli diamo anche priorità, direi. Vediamo un po'. Ecco qua, il cimitero abbandonato. Che mi dai? Non posso onorare i defunti, quindi diamogli le mazzate. Il fagiolo è rimasto lì? Antico guardiano di pietra. Bello. Ciao, bella gnocca! Altro che un eroe. Qui siamo oltre... Grazie, Purple! Figa, non ho spazio per questi cristiani aggiuntivi. Posso costruire una casa? Lì.
È rimasto qua il fagiolo magico. Boh. Funzionano sempre? Cioè, posso continuare a mandarlo su per la fagiolata? Tre giorni. E speriamo di far su la casa. Sette giorni. Vediamo. Diamogli la priorità. Non trovo il modo di traduzione italiana. Guarda, non so se posso invitarti sul loro Discord. Vedi un po'. Due giorni. Ansia. Ah, questa è ancora più vicina. Dai, 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 fammi questa, allora. Sono solo 5 a questa. Ma anche a questa servono solo 5. Sbrigatevi! Un giorno! Soft Tips per giocarsi anche senza ciurma? Sì, ho giocato 90% così, ti ricordo. Ah, dai, 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 dai. Sì! Al pelo. E manca l'acqua. Vabbè, adesso gliela mettiamo. Chi è qua? Un caffettino? Sì, grazie, amore. Come sei meravigliosamente ingenuo. Perché dovresti provare felicità quando io non ho potuto? Sono stanca di vedere la tua passione e il tuo ottimismo. Vediamo con i Fabri gestiscono questa piccola sorpresa. La maledizione della strega. La strega ha trasformato tutti i tuoi Fabri in scheletri. Mentre questo effetto è presente, la fame è raddoppiata. Giorni rimanenti 10. Io spendo 5 nobiltà per mandare a fanculo la strega. Cazzo vuole, sta stupida. Ma ti pare? Strega de merda! Marameo. Nonno di Masauro, grazie per i 60 mesi. Dov'è che sei? Dov'è che sei, nonno di Masauro? Dove sei? Dove sei? Dove sei? No, non sei questo. È questo qua. No, ma Max lì era un nome di... No, aspetta, aspetta, aspetta. A proposito, io dovrei corteggiare la lasagna qua, ma vuole 100 di grano. E hai voglia, io quando gli produco 100 di grano? Mai. Grazie per la sgnacchera. Io ne ho già mangiato uno di biscotto, se ne mangio un altro muoio. Perché ne hai mangiato uno? Hai dato colazione da fare, perché mangi biscotto? Devo fare il pancake. Hai altre 4 scelte? Vabbè, dici che muoio? Io non ho tempo di farti nient'altro. Ma no, ma rispondimi, se no salto. Non ho idea, amore, non so che cosa contengano, non lo so. Però tienili per merendina, non per colazione. Funziona Lonely? Bene. Sono già arrivati altri due visitatori. Quando è successa sta cosa? Ok. Mattone in pietra dobbiamo incentivare. Incentiviamo anche questo. Abbiamo ancora dei disoccupati? No. No, no, il biscotto è che questo qua sarebbe il biscotto
Boh, della Prozis. È buono, buonissimo. Però... da 493 kilocalorie. Sono un po' lievitato di panza, però quello lì credo sia soprattutto stress. Mi sono gonfiato un po'. No, che fastidio questa cosa qua. Ok. Abbiamo fatto praticamente tutte le strade, mi pare. E infatti portano tutte a Roma, se non erro. Per 100 grammi. No, vabbè. Non... quant'è questo? 40. Per 100 grammi ha ragione, Non lo so, vabbè, tanto lo mangio uguale. Ale. Mi sono ripagato l'aver mandato via la strega. Qua posso aggiungere altro grano? No? Totale 40 e 40, è pieno proprio. No, manca... no, c'è. Boom. Ok, stiamo iniziando a produrre finalmente del carbone. 18 giorni di carbone rimanenti durante l'inverno. Posso mandarlo su di nuovo? Occupato e irraggiungibile. Ma sta pianta di fagiolo, quindi mi rimane qua? Boh, vabbè. Vediamo se riusciamo a battere un'altra orda. Anche se inizio a preoccuparmi, perché il mio eroe comunque non li sta uccidendo, testa di cazzo. Guarda come muore. Ma adesso lui perde. E loro? È morto, sì. Come lo respawnano? Non bastava pagare? Morto per... ah, 400! Ah! Ah! Vabbè. Che brutta fine, è morto allenandosi. Vabbè. Dai, che qui manca 15 di legno. Che tanto gli ho dato la priorità, ma il 15 di legno è lì, quindi non so. E 10 di... cazzi, 10 cazzi, cioè. Ah, sta arrivando l'uomo delle... no, dove è andato? Perché nessuno si sta occupando delle oche? Vuol dire che l'hanno usato da qualche parte. Vedremo. No, credo che si possano avere più tanti eroi tanto quante sono le caserme. Sì, possiamo fare il porcile. Anche il polar. Il polar. No, 10 desiderabilità in meno. Ma che sfiga. Dove lo metto il porcile? Mo? Qua allora. Che mi pareva di aver visto dei maiali qua intorno. Cioè, come funziona? Sì? Non lo so. Fatto giusto? Oh. Ripida. So. Magari si sporcila. Ecco. Sporciliamo un po'.
cazzo, non è che toglie desiderabilità, è un pochino, dai, ci fermiamo qua allora. Ma perché gli eventi non me li sta più avvisando per bene? Paga 150 monete per assumere degli esterminatori che vengono a occuparsi del problema. Un problema dello sciame delle fate rosse. No, come ali di fate rosse? Via, via, paga, che queste qui si impregnano poi. Boh. Poi in realtà potrei raccogliere anche il metallo, la cava di ferro. Però io non so dove... ce l'avevo qua una cava di ferro, da qualche parte. Qua al nord, eccola qui. C'era quella, e basta. Forse una qua sotto anche. Eccola qui, deposito di ferro. Però devo comprare l'ambaradam. Vediamo. L'ho interrotta la strada dal porcile? Quei dici... Dici che non va semplicemente sotto? No, secondo me è solo glitchato. Secondo me c'è. Cazzo, effettivamente non me la fa selezionare. Vabbè, fanno due passi nell'erba. Cazzi loro. Ah, qua siamo... Ah no, stanno facendo il pozzo, niente. La casa qui, quanto mi serve ancora per fare? 80 di seghe? Quando mai le faremo 80 seghe qua? Vediamo. Ok, 4 e 10, perfetto. Qui si lavora, bravi, bravi, bravi ragazzi, bravi. Facciamoli pescare. Facciamoli legnare. Bel lavoro. Serio. E gli scherzi sono rimasti nell'arena, hai visto? Per fortuna, perché avevo paura che andassero in giro ad ammazzare tutti. E invece... Va bene così. Sono tante 86, sì, mi rendo conto. Scemi. Voi non avete idea di quanto sono contento dell'ufficio, ragazzi. Devo fare ancora un po' di cosine che vedrete tra l'altro venerdì durante la maratona, non perdetevela. È piena di ospiti, piena di cose da fare e mi raccomando, comprate Gorebox e scaricate Soak & Splash che giochiamo assieme. Quanto sei contento del bento? 1 miliardo. Allora, questi chicchi di caffè sono aromatizzati al cioccolato. Sono... Mio Dio. Santo Dio. Uff. Costruisci una casa di città. Vabbè, questo qui tanto dobbiamo aspettare. Dobbiamo corteggiare un altro sovrano. Posso farlo adesso? No, 100 di grano per corteggiarla. Hai voglia. Via. Vorrei togliere un po' di HUD. Vorrei essere un po' più libero. Oh, là. Stai prendendo sempre meno tasse. Come mai? Allora, non credo che si... Cioè, non è che prendo meno tasse. Mi sta aumentando il mantenimento. Sai che non credo di star producendo abbastanza cibo per tutti? Ho questa sensazione qua. O il mulino non fa abbastanza mulino. No, forse mi serve un altro panettiere.
Perché ogni casa mi ciuccia uova, produzione. Ah, c'hanno anche della produzione propria. Però il pescato. Probabilmente dovrei semplicemente puntare un po' di più, magari anche sul peschereccio qua. Che quanti ne tiene? 3. Adesso quelli nuovi li metto lì. Secondo me è per quello. No, no, c'è il tab dell'economia, però la disoccupazione non c'è, perché stanno lavorando tutti. No, invece 10 anni fa. Un po' una merda sto tab, effettivamente. Vedi, aumenta a 58 e a 62 quando arrivano nuove persone. Tuttavia, ogni volta che aggiungo qualcosa da fare, aumenta il mantenimento, capito? Ciao cari musica, ti sei ripreso dall'incubo che abbiamo passato ieri sera? Che mi mandi? Mi ha dato la foto del suo pene, probabilmente. Era ok il prezzo giusto stamattina. Ciao coccolino, come stai? Oh. Mamma mia Nicola, che live che ti stai perdendo. Questo gioco è favoloso in tutti i sensi. Che bello Frostpunk, non vedo l'ora del 2. È luglio, no? Dai, qua mancano 9 cazzi e ci siamo. Comunque anche il pesce va a ruba, vedo, Qua quanti pescatori ho? 1. Perché non è contenta la carbonara? Lavora molto lontano da casa. E a me cosa me ne fotte? Potrei dire a Marti di venire a lavorare qui alla carboneria qua. Cioè posso fare magari così, faccio un piccolo trick. Così. Così. E poi così. E così. Non lo so se ho fatto bene, magari è più contenta. 99! Dai, arriviamo a 100 di grano. E niente, 84. Volevo lasagnarmi la signorina, non si può. Sono agitato perché devo organizzare tutto per andare 3 giorni in montagna e devo pressoché organizzare un trasloco per Polpetti. Ma fai una bella roba. Manda il compagno e Polpetti. Guarda che bel biscotto. Manda il compagno e Polpetti in ferie. Tu stai a casa e ti guardi a 12 ore. 114! Devo corteggiare. Sei sicuro di voler iniziare il corteggiamento? Minchia. Se stai già corteggiando... No, non corteggio nessuno. Vai, 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 vai. Siamo innamorati! E adesso? In attesa del tuo... Torna una volta consegnato il messaggio. Va bene. Brett, posso salutare il capolavoro? Buon lavoro, grazie! Sei questo. Minchia, un mattone alla volta? Magari potessi regalare 100 di grado per iniziare una relazione. Chissà quanto costa. Fognatura, non mi sembra che stia effettivamente mandando via l'acqua. Ma infatti va nelle case cittadine, non c'entra niente. Che stronzata. Lo rimetto qui allora.
E qui non ci sono altre case cittadine, nulla. Ho fatto un errore. Altro mi servono troppo, secondo me l'ho fatta troppo grossa sta cazzata. Rifacciamolo. Perché dice che non c'è lo scolo dell'acqua? C'è. Meno risorse non sono così meno, però fammi vedere. Niente, è obbligatorio farlo così. Minchia. Che poi dice che non è contento perché non è vicino allo scolo, ma lo scolo c'è. E che 50 assi è lunga, eh? No, aspetta, costruisci una casa cittadina? Cosa cazzo è una casa cittadina? Sezione condominio per visualizzare gli accessori. Ah, ok, incluso nel... Ok. Due su tre visitatori desiderano rimanere. Dai. Parte subito il combattimento lui. Cazzo, non ho senso. Ah, sì, dai, usiamo la nobiltà per far restare la gente. Speriamo che sopravviva stavolta. Non ho più posto dove mettere le case. Grandissimo, li ha uccisi tutti, bene. E su Steam, sì. La statua tenuta dal cimitero è va piazzata. Sarà qua, guarda. Eccola qui. Costa una fucilata. Però, stanno costruendo l'oca dorata che abbiamo preso su per il culo. Attenzione, guarda che qui si fanno i soldi. That makes coins? This is the first time. 4 di grano mi usa. Lo accetto, non me ne frega niente. Come va il corteggiamento? Consegna un regalo. Ah, devo aspettare. Boh. Bene, benissimo, benissimissimo.
Occhi giganti. Sai che non so se adesso che sto usando l'oca posso... Perché non posso più toglierlo il fagiolo magico. Cos'è? Capitolo 3, il primo appuntamento. In che senso? Eccola la nostra Agnes. Caro Antonello, mia rugiada mattutina. Grazie per il meraviglioso regalo. È necessaria molta premura per coltivare prodotti così meravigliosi. Le ho dato 100 di grano, voglio dire. Ok. E mo? Cioè, e mo? Mi dà 50 soldi. Adesso devo trovare i fiori. I tulipani. Ma io non posso fare i tulipani. Ah. Fattoria di fiori. Ma posso sprecare risorse per fare i tulipani a sta stronza? Dopo, ci abbiamo altro da fare, Agnese, qua, via. Cazzo, il porcine, effettivamente? Ecco qui, non c'è nessuno, ecco qua. E non è contento perché lavora molto lontano da qua. E cosa me ne frega? Cerin. Che lavoro fa Cerin qua? Dottora Cerin, ecco qua. Come faccio a dirgli lascia il lavoro? Lei è una taglialegna. Lavora qui? So those cute winged pigs turned into pork? Huh. I wonder how. Oh. Ho capito che mi voglio impegnare a fare a lasagnare, però qua cazzo stiamo producendo all'infinito per non ottenere niente. Cioè, che cazzo? Cioè, i tulipani buoni, per l'amor di Dio, però, cacchio. Che è? La biancheria è pronta. Pensi sempre della lasagnare, ma è fatturare. No, è il contrario qui, è quello che sto dicendo. Non abbiamo neanche un cittadino ancora. 50 di assi, ne abbiamo 9. Bella rottura di cazzo. Quindi io mi espanderei magari qua, che c'è anche il metallo. 300! Sì! Ma mi sembra veramente una cattiveria. Tutto proprio. E vabbè, aspettiamo. Magari aumento la produzione di grano. Il grano adesso sta venendo utilizzato dal mulino per far la farina. E che c'è, il fornaio se la magna, ce la crea. Ah, ma il fornaio era meglio mettere in un altro posto. Ascolta un attimo, se il fornaio me lo metti tipo qua, non rendiamo contenti tutti? Non posso metterlo lì in basso. Cazzo, perché sarebbe il caso di metterlo qui, più centrale, visto che fa più contenta la gente, no? Qua, però dopo qua come lo facciamo arrivare? Gli facciamo una stradina tutta sua. La strada del fornaio la chiamiamo, guardala lì. Ecco qua. Infatti sono tutti più felici. Voglio vedere, sta il fornaio, cazzo. Ecco qua, devo farlo passare da qui. Ecco qua, Fortuna che sono un genio. Allora, qui siamo al massimo. Qua ci metterei un altro mulino a questo punto.
3 visitatori. Volentieri. Dai. Ok. Fornaio è bello. Sai che mi dispiace non averne uno vicino a casa, Lino? Che c'è il supermercato, ma non è la stessa cosa. Non è bello uguale. Vai, vediamo. Vai, eroe, vai, eroe! Ma combatti, scemo! Questo qui è un rincoglionito di merda. Sì, però dai! Vaffanculo! Ma non è colpa mia! Quanto costa adesso resuscitare sto imbecille? $500! Santi Dio! Cos'è? Abbiamo deciso di vedere se finalmente sei abbastanza forte a negoziare col tuo vecchio. Diminuisci gli aiuti alle famiglie del 75 e 55. Come si fa? Spendo 20 di nobiltà. Cioè così funziona? Carino. Cioè, ma quindi gli aiuti... Non ho capito come funzionano gli aiuti alle famiglie. Vabbè. Oh, buono, ci abbiamo guadagnato, però non ho capito. Allora, dovrei fare altre case. Qua dietro, magari. Non più una lira. Zayer, grazie per i 64 mesi. Sei nobile, aiuti di base. Perché sembra una roba permanente che non dipende da altri movimenti. Quindi non ho proprio idea, sinceramente. È abbastanza completo anche essendo in accesso. Sì, assolutamente. Mi ha completato il mulino a vento. Però adesso stiamo usando ancora più grano. Dobbiamo mettere un'altra granaia qua. Fortuna che abbiamo l'oca che... Cos'è contro la produzione? No, mettere un limite. Allora, ecco qua. Poi io farei un'altra... non c'ho più soldi. Minchia, ho finito tutti i soldi che ho due cazzate ho costruito. Sapo Mappo, grazie per i 21 mesi. Aspetta che non vi ho dato i nomi, ragazzi. Datemi un attimo. Allora, questo qui è Zygel. E questo qui è Sapo Mappo. Bene, 70 di felicità comunque, buono. Spero. Insalatina di riso, grazie per i 3 mesi. Ecco qua. E grazie anche a Stewie per i 15. È triste lui, perché? Vabbè. Paul, grazie mille. Ecco qua. Riccardo, dai una cospicua mano. Boom. C'è un disoccupato. Effettivamente non avevamo tutti a lavorare qua. Vediamo. Perché ormai mi è morto l'eroe, figa. 500 per respawnarlo. È proprio una cattiveria, cazzo.
Il teatro, hai ragione. Ci devo mettere qualcuno dentro, magari. Eh sì. Cazzo, avrei dovuto assegnarci qualcuno al teatro, effettivamente. Vabbè, adesso che arriva qualcuno di nuovo lo mandiamo al teatro. Grazie, mi ero proprio dimenticato. Cazzarola. Però dai, stiamo mettendo su mattoni e assi. Finalmente potremo costruire sta benedetta roba? Speriamo. Porca vacca, la roba più costosa del mondo. Ah, il porcile? Ah, cazzo, usa gli ortaggi il porcile. Fuck, ok. Tosto, tutto molto tosto. E il pesce è sempre perennemente a zero. Togliamo uno alla carbonaia. Ne abbiamo abbastanza effettivamente di carbone. E lo mettiamo a teatrare. E sono tutti più felici. Però non è che cambi molto. Cioè, comunque la produzione è rimasta uguale. Io, scusami un attimo. Ah no, lei devo farle un regalo. Però posso mandare un messaggero? 100 costa mandare messaggeri in giro. Figa. Qua pure. Capito. Cifre folli qua, matti. Diamo benvenuto a 3 visitatori. Cosa dice qui? Ha finito lo stoccaggio? Crap. Ok. Bene. E il pollaio. Il pollaio lo mettiamo sempre qui di fronte al coso a sto punto. Ok. Ciao cane, tutto bene, tu? Sono un po' dolorante perché ieri ho fatto veramente di tutto e di più e oggi mi aspetta altrettanto. Ok, più o meno, dai, ci stiamo arrivando. Però sono molto soddisfatto, sta venendo su molto bene l'ufficio, sono proprio contento. Contento e positivo. Se magari lasciamo solo 2 carbonaie attive. Ecco, andiamo a pescare qualcuno. Ci serve più cibo. John, grazie per i 52 mesi. Pescatore John. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Ciao Cod. Abbiamo guadagnato soldi. In realtà vorrei puntare un po' di più sul grano, quindi via. Però effettivamente sono gli ortaggi che danno la carne. Però io non posso impedire alle case di ricevere gli ortaggi? No.
pare un po' una cazzata questa cosa qui, perché cioè, se ogni casa si deve ciucciare comunque gli ortaggi e le uova e il pane, è ovvio che finiscono. Come faccio a dare gli ortaggi al porcile? Ok, questo ha ricominciato a lavorare. Boh. Dove l'ho messa la fattoria dei tulipani? Scusa, che mi dice che ce l'ho, ma non... No, non l'ho messa su, che dico? Suonato, che dice qua? Via. Ti suggerisci fare... No, non è che devi far morire di fame la gente, però comunque non... Boh. Ecco qui. Me li daranno gli eco bonus per il tulipano, che poi vuole 40 culture di tulipani e 100 tulipani lei. Ma che donna viziosa. Ok. E adesso qua dura 32 giorni di carbone. Durerà? Speriamo. Quanto durerà l'inverno? Trenta giorni? Sapete che non ho proprio visto quanto dura una stagione? Vabbè, però il campo non può essere già una merda senza ancora essere costruito. Ma che vuol dire? Ho notato Frostpunk. Eh sì. Vabbè, mentre l'inverno accorre, io faccio vedere il punto di vista della signora Russo. Ecco qua, vado a far la pipì. Ma lei va dritta. No, questa sedia come messa, terribile. Dov'era? Posso sistemarla? Ti prego, la voglio. Va bene lì, però ruotala. Com'era occupata? Ecco qua. Oh mamma, che ansia che mi ha messo quella roba lì. Scusate. Terribile. Ok, siamo full di persone. Evento. Non c'abbiamo niente. 60 ortaggi? Tesoro, non ce li abbiamo. Proviamo a farlo, ma... Cosa non ha questa casa? Carbone? E mo' arriva. Mo' arriva. Era occupato. Ah, non l'avevo visto. Dai, mettiamo su anche sta tulipaneria. Mazza, che roba. 300. Maria Vergine.
Ma si pesca anche d'inverno? Il ponaro. Ah, magari togliamo una dalla fattoria e la mettiamo nel ponaro. Tanto scontenta e scontenta. Almeno. Il problema è che non abbiamo abbastanza grano. Il granaio è vuoto. Stoccaggio vuoto. Compro piloti di terreno. Averci i soldi! Volentieri! Tanto vediamo se riusciamo a passare questo inverno. Perché qua il carbone adesso è bloccato di nuovo. Ce l'ho bloccato io, però... Praticamente noi in tre mesi tiriamo su il carbone che a malapena basta per un mese. Sempre se l'inverno dura solo 30 giorni. Il condominio ancora non ho potuto permettermi di tirarlo su. Perché l'ingresso è bloccato? Ah, va bene, ma non è un problema. Ok. Le uova d'oro vanno direttamente in cache. Sì, dovrebbero essere segnate. Militare 0. Tasse 420. Mantenimento 256. Un nuovo incontro è apparso nel tuo regno. Ma è... Eric un occhio? Ma è un ciclope! Dai, il mio eroe è morto! Adesso dobbiamo mandare l'eroe a parlare con Eric. 5.000 di vita, Eric! Niente, adesso dobbiamo mettere via 500 soldi. Un ciclocchio. Sto scemo. Niente. Adesso devo tenermi le mani ferme finché non non ci possiamo permettere quello. Magari buono. Lo spero proprio. È un incontro, non vuol dire che sia cattivo. Vuol dire che ci puoi andare a parlare. Un esercito. Tra l'altro non posso neanche farlo, vero? Eh no, perché volendo io dovrei fare, in realtà, vedi il fabbro, equipaggia il tuo esercito con gli strumenti migliori. Però io non ce l'ho l'esercito, cioè, la come si chiama? Cioè, la caserma degli eroi e basta, non ho la caserma, vedi, eccola qui. Quindi minchia se l'inverno è cattivo. Uff. Cazzo, però dovrei fare anche i tulipani. No, voglio prima parlare con Enrico. Che bella l'acqua.
Cazzo, però se io adesso rispondo sto stronzo, mi muore insieme a questi. Merda. Posso fare un'altra cosa per gli eroi? Non posso, perché al massimo è uno. Merda. Speriamo che adesso quando lo respawniamo non muoia subito con questi stronzi. Cosa certa, praticamente. Stiamo finendo il carbone, vorrei far notare. Non sono arrivate tre persone. Ah, no. Se ne viene la polmonite, è nudo sotto la bufera. Oh. Oh, 413, attenzione. Guarda, soldi che mi tocca spendere per sta cagata. Davox, grazie per la sub. Eccoti qua. Questa è casa mia, entera. Entera. Dai, almeno qui è tutto pulito. E appena riparte. Ok, i materiali ci sono. Posso comprare. Posso fare anche il condominio. Porca miseria. Cioè, respawnare quello stronzo mi costa tanto quanto un condominio. Anzi, di più. Speriamo ne valga la pena. Azz, non hanno acqua qui? No, questa la devo mettere per forza. Miseriaccia, Harry. Ok. Abbiamo provato una convinzione troppo profonda sulla nostra convinzione che non si potrà mai essere troppo felice. Vorrei metterla alla prova. Aumenta la felicità a 80. No. Perché non credo sia fattibile in questo momento. Minchia. Non bastano mai i soldi. Tra 9 giorni arrivano. Vai. Eccolo lì, resuscita. Accetta tutti i nuovi arrivati per 90 giorni. Ma si può fare. Vediamo se sto stronzo muore. Non morire. Ma perché non combatte? Guarda che è una merda sta roba qua, è buggato. Sarà il fagiolo. Ok, speriamo che ce la faccia. Io intanto costruisco case che non posso, non c'ho una lira. Non morire! Non morire! Grande! Oh! Bon. Adesso fammi a parlare con il signore qui. Ale, maledetto Twitch non mi avvisa quando c'è da rinnovare. Potessi rinnovare fino al 3024 in automatico, non ci penserei due volte. Lo puoi fare, Ale. Puoi fare la sub di 6 mesi in 6 mesi. E non ci pensi mai più. No. Ma perché questo qui è di nuovo pieno? Lui dice che è pieno qua. Ma non al magazzino davanti casa. Perché non svuota il magazzino, lui? Ah, perché non ci sta lavorando nessuno al magazzino, giustamente. Eh...
Ma troverò qualcuno da lo metterò lì. E grazie anche ad Anna. 37 mesi sono davvero tantissimi. Assolutamente vero. Grazie mille. Stavo facendo. Dimostra di non voler farne il male. Minchia, 10 devo spendere. Vai. La gigantesca creatura con un occhio solo sovrasta il nostro eroe. Dai. Ok. E quindi? L'amichevole ciclope. E che mi dai? Cioè, cosa serve? Guarda che non posso più selezionare l'eroe. Oh, lui gira, quindi. L'ho assunto, ma per farci che? Vabbè. Boom. Minchia, qua stanno ancora finendo di pulire dall'inverno. Guarda quanto ci sta mettendo, cazzo. Ah, giusto, dovevo mettere qualcuno a lavorare in magazzino. Forno in realtà conviene metterlo... Ah, cazzo, qua? Guarda che bello che diamo felicità un po' a tutti. Grazie, Ander. Con il Prime non puoi, no ragazzi, il Prime, anzi, se potete io torno a chiedervi, se potete, se volete, di... Che? Alexander sta morendo di fame? Come mai? Dov'è poi questo signore? Non so dove sia. Ma non siamo senza... Eccolo lì. È lui? Come sta morendo di fame? Come mai? Non avete da mangiare a casa? E che glielo porti qualcuno? Siamo pieni di cibo. Cioè, non è vero che siamo pieni di cibo, però ne abbiamo. Cioè, sembra esagerato. Dicevo, anzi, se potete fare la conversione da me, ma anche da tutti gli altri, perché da Junior Prime varrà molto meno per noi, purtroppo. Sì che di cibo adesso ne dovremmo produrre un boato, cazzo. Guarda lì. Boh. Forse dovrei mettere su ancora... Cos'è? Cazzo. 60 ortaggi, 10 pane, cioè è impossibile sta roba. Provo a tenerlo, ma dubito. Neanche qui. Non mi posso permettere una sega. Zucche. Cazzi. Tanto questi, poi vediamo. Perfetto. Almeno anche qua non si blocca più la produzione. Si vede che sono le 11, siete tutti morti. Ormai è diventato un classicone. Ok. Dai.
Trucco essere sempre stato di morte apparente. No, me ne rendo conto perché ogni giorno c'è il momento in cui morite completamente. E da anni ormai quel momento è alle 11. Sono le 11.02. E la chat è stata ferma, credo, per 5 minuti. Cazzo, abbiamo finito la nobiltà qui. Minchia. Però me ne dà 10, dai, se non mando mai via nessuno. Con le case, che devo costruirne altre, tra l'altro. Che vuole a caso è il momento pausa sigaretta. Che è qua? Facciamo festa. Festival. Minchia, volentieri. No, non voglio spendere 5. Non posso farlo tra un attimo. Non voglio rifiutare. Non posso. Spendiamo gli ultimi 5. Però almeno li faccio contenti. Vi sto interrogando su come sia possibile che una creatura così piccola sia in grado di produrre delle scorregge così rombanti. Fa i grandi suoni i polpetti quando scorreggia. How happy they are, bless them, little dum-dums. Probabilmente perché quando... Non lo so, è strano. Cioè tutto il corpicino fa la cassa di risonanza. Le fa dei gran pirriti. Fa propete. Chissà se riuscirò mai a costruire il condominio. Sono 2 ore che dovevo farlo. Anche come Ruti non è niente male. Forse perché è più piccolina e quindi fa più risonanza. I pescatori stanno lavorando, sono sempre fermi. E in teoria sì. Però zero. Ma se guardiamo le case, effettivamente nessuno c'ha pesce. Quindi non... No, 5, sì. Se ne sono ciucciati tutti questi qui, di questa casa qua. Vedi, il signor Roger Nielsen si è inculato tutti i pesci. Boh. Latrina. In realtà dovrei puntare adesso sul primo appuntamento. È che devo spendere 300 per guadagnarne 300. Cioè questo mi rimborsa, per carità. Però almeno si va avanti. Anzi, sapete cosa? Spendo. Ma non faccio i tulipani. Spendo 426 per il condominio, ma poi dopo abbiamo il condominio. Dai, puntiamo al condominio adesso, che così abbiamo anche gli abitanti, quelli fighetti. Chi più spende meno spende. Ho capito io, però... Dov'è il nostro brigante qua? Eccolo qua. Provo a metterlo qui. Danno 50, danno per secondo 68. Alleniamolo. Funzionerà? Vediamo. Ma come mi muore di nuovo? No, dai. Adesso che non... Se lo posiziono subito bene, parte bene, dai. È salito pure di livello, attenzione! Il nostro campione... Guarda lì che dà le botte. Grande! Le prende, per carità. Però tiene bene. Ai. Spero che salga di livello ancora. No, muore. Vabbè, niente. Però attenzione, magari contro gli arcieri ha una possibilità. Uuuuh!
E a breve fa un nuovo livello, tra l'altro. Ok. Ah, ecco perché erano così lenti come magazzinieri. Non ce n'erano. Ma quindi Eric è qui che gira. È pericolosissimo, Eric. 23 giorni durante l'inverno. Forse mi servirebbe un'altra carbonaia. Ho dei disoccupati. No, non ho dei disoccupati. Ero sicuro. Hinzari, grazie per i 47 mesi. Eccoti qua. Questa è Emily. Liga, no. E anche Jereboss, che ne fa 23, grazie mille. Se ti trovo. Tasso di occupazione del 100%. Eh sì, si fanno fatte bene le cose. Dai, che manca poco qui. Si vede che il lavoro del favolo tutti col lavoro fisso. Nel frattempo il nostro eroe si sta caricando. E siamo a 6 di 7 ondate. Cioè, sono curioso dell'ultima ondata a questo punto. Che cosa combina? Rigenerazione salute 10%. Questo però gli fa fare più danno. Preferisco che abbia più danno. Dai. A breve riusciamo a... Ok, vai. Bestia, guarda quanti. Tanto lui adesso sale di livello e si cura a breve. Si è curato troppo presto. Aiuto. Non la vedo benissimo, devo dirvi. Però ci crede. L'importante è questo. Quarantotto. No, muore. Peccato. Gli arcieri l'hanno inculato. 63. Niente. Quanto costerà resuscitarlo? Per me è almeno un 800 ci viene, eh. Porca troia. Ma se lo vado a far attaccare prima gli arcieri, poi ci sono gli altri che se lo inculano da dietro, quindi non so quanto vada bene. Centododici, 27 giorni di carbone, dai. Suspense. Dai che costruiamo finalmente sto merda di condominio. Vai! Ciao Pimpi!
Finalmente, cazzo, finalmente. Oh, non stiamo neanche producendo così tanto grano, sto vedendo. E qua? Cazzo, non c'è nessuno a lavorare in questa fattoria qui. Perché così lontano il condominio? Perché sono degli stronzi. Non gli piace stare vicino alle persone. Per davvero, eh? Cioè, è proprio una roba di gameplay. Cioè, non alle persone, ai poveracci. Puoi biasimarli? No, certo. Che schifo i poveri. Praticamente sì, quello è quello che dicono. Bene. Mulino, mulino. Il panettiere. Ah, non c'è. Mi servono nuove persone che vengano a vivere, ma a breve arrivano, eh. Ah, minchia, fondamenta per fondamenta bisogna... Oh, che palle. Che lavoro lungo. Bom, allora, dov'è che volevo occupare le persone? Mi sono scordato che era zero. Ah, sì, dal panettiere. Ecco qui. Qui. Ma perché? Scusa, ma ha detto che ne aggiungeva tre. Perché ne ho due? Ho messo il panettiere. Uno alla fattoria. E il terzo? È morto, che è successo? Cosa che mi sfugge, chiaramente. Ah, cazzo, non vivono bene le persone che vivono qua. Cazzi loro, che vi devo dire? Tanto prima o poi sta miniera finirà. Come l'ho messa male sta casa. Chi c'è? Offro 100 legno per ortaggio. Io do legno? Cazzo, non sarebbe male dare un bel po' di legno per degli ortaggi. Dai! Sì. Tanto il legno lo stiamo producendo bene. A posto. Via. Siamo senza ortaggi, quindi benissimo. Non posso tritare gli abitanti. Questo qui non è un God Simulator, sono purtroppo solo un re. Ti piace il nostro Eric, coccolino? Guardalo lì che gira, lui è contento. Immagini se il giro di 5 minuti ci sfonda? Chissà se... Allora, la segheria... io dovrei iniziare a tirar fuori il ferro. Ah, ok, non posso farne più di uno, ok, giustamente. Dai, 209 e poi...
partiamo con la produzione di tulipani. Non c'è il mio castello nel mio villaggio. È lì che mi dispiace, perché io sono un amministratore, però... Poi tra l'altro immagino che ci siano anche degli attacchi, perché puoi creare l'esercito, ma non ho ben capito come funziona il tutto. Forse puoi attaccare altri regni? Non ho idea. Sono un re volante. Sono nell'etere. E l'eroe in missione non lo posso rimandare perché è morto. Quindi ti direi di no. La casetta qua la metterei. Fuck. Effettivamente, vabbè, tagli altri boschi, dai. Quando resuscita mantiene i livelli, sì, è per quello che costa sempre di più farlo resuscitare. Ma che bellino questo effetto vento. Molto efficace. Devo aspettare un altro pelo. È che se non faccio case per tutti, poi dopo mi fallisce questa e mi tirerebbe il culo, visto che ho zero nobiltà. Mi pare veramente strano che io non riesca a stoccare un po' di grano, comunque. Il granaio va giustamente. Cioè, non si riesce proprio. Ma, scusa, anche questo viene ciucciato dalle case? No. E allora? Viene ciucciato dai mulini. È bellissimo lo stile, ma soprattutto molto funzionale. Arca vacca, perché non hanno acqua qui? Ma che pezzi di merda, però. Vuol dire che anche questo che sto per fare sarà senza acqua. Tiè. No. Qua. Qua è meglio? Qua, qua. Qua. Qua così. Bella che mai. Ale. Dai fornai, no, i fornai usano la farina. Qui nel mulino. Non puoi mettere i metri di produzione ai mulini? Però se metto comunque il limite, cioè poi il massimo finisce, non è che accumulo più pane. Accumulo grano, dici? No, ma va bene così, perché abbiamo bisogno di tanto cibo, visto che la gente sta morendo di fame. Oh, looks like her fabling has gotten sick. Surely there is some sort of grande paese. In futuro tua famiglia si aspetterà pagamenti periodici di 110 monete. Ah, ma questi soldi che do li do alla mia famiglia, al mantenimento della mia famiglia, non le famiglie. Oh mio Dio, come 110 monete? Ma sono tantissimi, è impossibile, come faccio? Non me lo fa vedere più. 80. Vacca puttana. Vabbè. Allora, vai con questo.
Poi, adesso cos'è che posso mettere su? L'ambasciata, centro di diplomazia, consente missioni per altri regni. Spie commercio. Mazza, dove la metto l'ambasciata qua? Non ci sta, non ci sta l'ambasciata. Mazza l'ambasciata, guardate. Qua. Oppure la metto nella zona figa. Forse è meglio mettere nella zona figa l'ambasciata, dai. Tutte le strade portano all'ambasciata. Eccoci qua. Boh, finito tutti i soldi che avevo. Poi non ho nient'altro qui. L'ospedale forse era più importante dell'ambasciata. Forse sì. Vabbè, lo spettacolo di marionette. E posso finalmente mettere sui miei militari le mura. E allora vedete che ci sono per forza. Da qualche parte c'è qualcuno che ci attacca. Per forza di cose, ragazzi. Non avrebbe senso altrimenti. Cos'è questo? Il condominio è il fulcro di livello abitativo successivo alla casa di città. Qui vivono i popolani. Le case di città richiedono responsabili di condominio. Pensa. Si assumerà... sì. Vabbè. Però non abbiamo popolani, quindi dobbiamo aspettare che arrivi un carico bastimento pieno di stronzi. Non lo so. Cioè, stiamo guadagnando di meno. È incredibile sta cosa. Robex, grazie per i 34 mesi. Buongiorno. Ci ha pulito un piede. Ecco qua. Ciao, Full Vision. E grazie anche a Gnagnis per i 65 mesi. Allora, dov'è Robex? È triste. Ah, perché è malato. Robex, poi ti salviamo, tranqui. E Gnenis. Tiè. Se fai la banca, i finanziamenti ti fanno guadagnare di più. Infatti, guarda, stavo anche guardando quel lavoro lì. Che poi dov'è, scusa? Non c'è. Ah, eccola. No, locanda. Militare, fortificazioni, decorazione. Non c'è. Scusa, sono sicuro che c'era la banca. Dov'è? La decorazione, no? Oh, beh. Panettiere, Sapete che non ho la minima idea? Banca, eccola qua. La banca sblocca possibilità di tassare i vostri Fibrinx con aliquote diverse. E dov'è? Cioè, in che sezione è? Perché nera? Ma non l'ho ancora sbloccata allora. Eccola qua. È nell'acqua. Costa 600. Vabbè. L'ospedale ce lo possiamo permettere adesso quello? No, 300. E poi lo facciamo, sì. Ci sono due disoccupati? Ah. Troviamo qualcosa da fare. Fattoria di fiori. Ecco qua. Presto detto.
Tiè. Perché fornisce liquidità. Non è un SimCity medievale, è un SimCity favoloso. Guardate che tra l'altro per un soldino non possiamo costruire l'ospedale. Che tristezza. Dai, case cittadine. Ci sono. Vediamo se arrivano nuovi cittadini. Dovrebbero arrivare domani, dai. Qua adesso mi dà 50 soldi, però. Dai, per fortuna. Dai il benvenuto ai tuoi primi popolani. Adesso lo facciamo. Bom. L'obiettivo credo sia arrivare sia al castello che però no. Eccolo qua. Posso avere dei popolani? Ecco qua, tre popolani, grazie. Sì! Guarda qua. Ricevi. 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 Olla. Con i 4 gemme si vede l'ospedale. Eccolo qui. Che mette contentezza. Nella zona bene. Salute. Cos'era? Che mi dice? 30 giorni per 30 uova e 15 di carne. Produci 30. Sono tante 30 uova. Non so se ce la faccio. La carne credo di sì. Le uova. Mi sa che ho fatto una cazzata questa cosa delle uova. Però 30 giorni, dai. Ma sì, che ce la facciamo, tranqui. Cura 5 fablings. Ok, perfetto, questi li sto accettando. Tiriamo su i tulipani e ci siamo. Ho due disoccupati. Ma erano due disoccupati, perché è diventato uno? No, ho un disoccupato, che perché non va? Ah, perché è un popolano! Aspetta, ok. Lei è popolana. Quindi mi conviene farli lavorare nella popoleria. Ho capito. Perché il negozio cittadino qua è chiuso? Negozio cittadino aperto! E tira sugli ortaggi. Ok. E questo invece il pane. Ma li rivende poi? Cioè ci guadagno dei soldi da questa cosa? Basta bussare. Fastidiosa. Come rivenditore di risorse. Perfetto per accorciare i viaggi richiesti dagli abitanti delle aree. E allora, anziché gli ortaggi metto le uova qua. Preferisco. Figo! È molto bello, mezzo. È molto, molto bello. Qua dobbiamo produrre altri mattoni di pietra, ma ci lavoriamo. L'italiano, ragazzi, guardate, dovrei avere ancora il link. Entrate su questo Discord qua e lo trovate. Mi serve 300 per comprare questa zona qua, vero? Thank you.
Minchia, le pietre adesso servono sempre di più. Minchia, 200 la pietreria qua. Mai. Cos'è questo? Ah, la cava sempre. Ecco, Corino, ma fate un pisolino, eh? Fatti un pisolino. Guarda, vi faccio vedere il punto di vista di un cittadino, magari. Contadino, contadino. Non ci sono i cittadini proprio. Non ci sono. Eccola qua. Che sta andando a fare le spese. Vado a fare la pipì. Eccolo. Aiuto, signora, quanto larga la presa? Guarda quanti malati, madonna. Ma non si era mai ammalato nessuno adesso, eh? Mo che devo fare l'ospedale, tutti i malati. Va là, dai, va là. Non diciamo nefandezze. Guardate questi, diamo priorità di costruzione a sto cazzo allora. A quello e all'ospedale. E ciù. Rinnovo in ritardo come caricamento della moca su Spotify. Grazie, Andre. Il problema della moca è che io la edito con Final Cut, che è un programma per editare i video. E la povera moca ci mette circa 3 ore per essere esportata in MP3 da Final Cut. E quindi lo faccio in momenti proprio persi, in momenti vuoti. E non ne ho. Non ne ho molti, purtroppo. Sono sempre lì che lavoro. Quindi do priorità al montaggio dei video. Serena, grazie per i 12 mesi. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ecco qua. Ho messo 2 S così non ti sbaglio con qualcun altro. 3 ore per estrarre l'audio? Sì. Perché devi considerare che non è che estrarre. Lui ha creato un video e lo trasforma in un audio, ma sono 3 ore. Perché esporta il mixaggio proprio. Comunque, effettivamente mi dicono di spingervi Dragon's Dogma su Instant Gaming, effettivamente. Il mega preorderone. Eccolo qua. Tiè. E non me lo pinna mai. Mai. Ecco qua. Non ti fa entrare in quel Discord e allora dovete cercare, ragazzi. Si trova, però, si trova. Ok.
16 giorni sono un po' stretto per... No, le uova si fanno, ok, si fanno. La carne di maiale è praticamente fatta. Sono un po' stretto per l'ospedale, ma in realtà sta per essere tirato su. Perfetto, perfetto. Vai. Dai, fatemi sistemare i malati, va? Ah, ma non c'è una tempistica per i malati? Allora, tranqui. Ok. Ah. Ma perché deve avere la croce? Perché deve essere un ospedale cristiano? Va bene. 406. Eh no, aspettiamo magari le 800 che risponiamo il coglione. Ecco l'ospedale. Sono utilizzati per curare i femmini? Sì. Ma ne basta uno, secondo me. 3 pazienti per volta, vai. Io lo farei un altro condominio, ma... cioè, porca troia, è impossibile. Cioè, costa veramente troppo farlo. Puntiamo alla banca. Aumenta la desiderabilità e dà anche lì. Minchia, sta arrivando un botto di gente malata. Aspetta che ne aggiungo un altro. Ma perché me ne segna già che ne ho 10? Minchia. Non so cosa sia questo 10 tra parentesi. Vedo un palliativo. No, la banca 600 mi servono. Però non so se mi... cioè, potrebbe essere utile. Adesso vediamo con la cosa delle aliquote. Salute. Ciao Gianluca, com'è? Facciamo così un attimo, che effettivamente vorrei iniziare ad estrarre anche del metallo. Cava di ferro, 150, non ce li ho, niente. Tutto bene, tutto bene. Oh là, guarda che belli questi tulipani. Mi sto proprio divertendo con questo giuoco. È proprio bello. Salute. Ma quanto stanno i pazienti poi? Perché non velocizzi? Non mi piace velocizzare questi giochi. Mi rovina l'esperienza. Ragazzi, cercate il Discord di... come cacchio è che si chiama? TWR Traduzioni.
con il commercialista. Cammelli a lei, Gianluca, cammelli a lei. Aspetta che vorrei... Dammi solo un popolano e due poveracci. Qui mettiamo un poveraccio, qui mi dai i soldi. Dove lo dovevo impiegare l'altro poveraccio? Mi ricordo più. Merda. Allora, no, questa è la pietra. La cava qui. Minchia, il pelo non do fastidio lì. La cava. Posso mettere altre case da sfigati qua. Boh. Chi mi chiama qui? Un po' di matto. Cosa mi dai? Ricevi pietra dai le assi? Dai, vabbè. È buono comunque come scambio. Anche perché la pietra ormai ci serve. Che troia. Arrivo, eh? Yeah? Certo. Allora, era il corriere non per me, ma aveva una specie di cadavere incelofanato, quindi boh. Che cazzo ordinano i miei vicini? No, scusate, volevo vedere questa cosa qua. Ah no, non costa niente, ok. Bene, posso ridurre così. Ma quindi adesso questi qui vendono le uova? Ma non ho capito, ma ci guadagno da questa roba qua? Perché mi pare proprio per il cazzo. Boh. Proviamo a fare amicizia con qualcuno nel mondo? A Jerin. No, però mi serve l'ambasciata prima. Facciamo l'ambasciata, che magari facciamo amicizie. Vendono cadaveri su Amazon? Oh, si vede di sì. Ok, direi che non siamo messi male in questo momento con le produzioni e tutto. 38 giorni di carbone durante l'inverno, che non è neanche così tanto come pensavo. Ah, ok, questo l'abbiamo fatto. Dona 100 tulipani. Ma ne abbiamo di tulipani? 45. Ok. E dove vanno spesi sti tulipani? Cioè, se li raccoglie poi? Ah, sono raccolti e basta. So che ne ha raccolti solo 45. Va bene. Finally time to meet some other ruler. Oh, là. Missioni fuori da reame. Ogni regno ho scoperto può avere fino a 3 missioni attive alla volta. Ok, dai, mettiamoci della gente a lavorare. E che fanno loro? Cioè adesso devo aprire da un'altra parte? Ah, da qua. Ok, ad esempio, da lei... Missione richiede un'ambasciata aperta. E perché non è aperta la mia ambasciata? È chiusa. Inizia quando verrà assunto un... E c'è!
è richiesto che tutti gli esotti lavoratori siano occupati per poter sapere. La Madonna! Ma che rottura di coglioni! E però noi adesso siamo arrivati al massimo con i popolani. Cioè, me ne sta un altro. Ma va là, va là. Vabbè, allora dobbiamo costruire un altro condominio. Ah, figo, puoi inglobare quello? Bello! 828 mi costerà. E un sacco di pietre tagliate, un sacco di legno. Perfetto. Messi bene siamo. Che palle, però. Salute. Maledetti lavori in comune. Ok. Ah, a proposito, adesso stiamo tirando sul ferro, no? Ok. Quindi mi servirà anche il fabbro, mi viene da dire. Cazzo. Qua. Qui. No, mettiamolo qui al pelo, vai. Va bene sempre così, perfetto. Toglimi sta roba. Cava di ferro. Ok. E i popolani me li voglio usare tutti di là a sto punto. Me ne manca uno, perfetto. Non ho capito se mi conviene o meno lasciare i tipi che rivendono le cazzate lì, però, mo vediamo. La quest delle uova. No, è fatta? Abbiamo fatto, abbiamo fatto. Adesso stiamo raccattando i tulipani. Viola scuro, sai che mi stavo chiedendo esattamente la stessa cosa? Non ne ho la minima idea. Sto cercando comunque di evitarlo. Guarda, quando, queste dovrebbe essere... Ah, ok, vedi, sì. Toglie 5, però c'è la somma e fa il totale. Sì, sì, sì. Quindi volendo tu puoi mettere delle cose in una zona che non piace, però dargli dei bonus. Bene. Bene, 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 bene. Ragazzi, l'italiano è una mod e la trovate nel Discord di TWR Traduzioni. Ok. Io però adesso dovrei puntare in realtà a respawnare lo stronzo. Perché ho un po' di roba da esplorare in più. Tipo qua, vedete, qui c'è un'altra rovina. Quindi magari adesso in tasca, che sono 800 per respawnarlo, quello stronzo di merda. Cazzo. Dobbiamo anche chiudere tra poco. Vabbè, continuiamo domani. Puoi avere un solo eroe, sì. Però in realtà sai che posso farmi l'esercito adesso? Mi è venuto in mente? Caserma. Proviamo? Ne fa solo 2 abitanti, poi boh. Oh, proviamo a vedere. Campi di tiro con l'arco. Cos'è questo? Ah, posso spostarlo?
più o meno. Addirittura, cioè, perché ha perso interesse la casa, scusa? Ti prende, cazzo vuoi? Ecco qua. Vediamo un po' come va su. Residenti, disponibile. Beh, qua mi dice fornisce alloggi per i soldati. Ah, prima vanno allenati e poi diventano soldati? Che storia. Ci sta, ha un senso effettivamente. Ok. Sta cazzo di pianta in mezzo al cazzo. Vabbò, ragazzi. Tenno per spadaccini, eccolo qua. Eh sì, vedi, devo metterci la gente. Ah. Una volta trasformata. Che bello che sono tutte diverse le cose qua. Bello. Questo diventerà il quartiere delle robe. Sì. Non posso spostarlo, vabbè. È perché lo metto a sto punto da un'altra parte. Il parmareggio qua del legno. Tipo qui. Che? Non ho soldi, però 5 nobiltà da 2 contadini. Vai, li accetto. Perché così posso mettere un altro che lavora la cava e un bel fabbro. Eccolo lì, che usa? Ah, usa il carbone. Ecco, non ho mai abbastanza carbone e adesso ne avrò ancora meno. Perfetto. Come siamo messi qui con l'ospedale? Dai, bene. Boom. Ragazzi, è bellissimo. Mi sta piacendo un botto. Io salvo. E continuiamo domani mattina. Eh? E di nuovo aperto il fagiolone. Sai che non credo. E sono lì in mezzo alle palle. Noi ci vediamo stasera con... È un'ottima domanda. Ho un bel po' di robetta. Adesso devo organizzarmi e capire cosa fare. Adesso cosa fare durante la 12 ore. Quindi vi mando dei termosifoni. E li scriviamo. Chi vivrà, vedrà. Gabriel, lo vediamo domani.